Ma io cosa sono non lo so, però mi metto nei panni del Movimento 5 Stelle. Se io come scrittore avessi una botta di lettori così forte una volta e poi vedessi che nel giro di pochissimo tempo questi lettori mi abbandonano, primo penserei che forse tutti quei lettori non li meritavo e che c'è stata una congiunzione astrale che me li ha scaraventati Favorevole, addosso, certo. ma secondo penserei che con quella fortuna che mi è capitata sto percorrendo sicuramente una strada sbagliata, perché quelle persone che mi sostenevano non mi sostengono più. In particolare io andrei alle 5 Stelle. Le 5 Stelle erano praticamente tutte e cinque dei temi ambientalisti. Non c'erano discorsi economici, ma c'erano discorsi di salvaguardia dell'ambiente con una precisa e annosa, perché il blog di Beppe Grillo era lì da 20 anni, strategia di unificazione dell'interesse economico a quello superiore, considerato superiore, della salute della terra. Quindi un'azione impopolare. Andare poi per strada a reclamare cose demagogiche ti fa avere un consenso, diciamo, immediato, ma questo consenso sparisce quando vedono che quelle cose non gliele dai. E quindi, oppure che le dai, ma non sono date bene, anche quel discorso del reddito di cittadinanza, insomma, non ha funzionato tanto bene, perché come previsto l'hanno avuto persone che non lo meritavano e persone che lo meritavano invece non l'hanno avuto. Allora, il problema è che il Movimento 5 Stelle deve chiederselo lui chi è, che cos'è, che cosa è diventato e da cosa è partito. Il problema, secondo me, è che non c'è un punto di riferimento. È stato messo in discussione Beppe Grillo, che peraltro si stava defilando, Eh già. non c'è più Casaleggio Padre, e secondo me qui è un po' come una guerra per bande, un po' come dire alla Libia: ragazzi, mettetevi d'accordo. Cioè dice che ci sono tante tribù. Eh sì, mi pare di sì, e non c'è tanta prospettiva di pacificazione. Come sempre, purtroppo in Italia poi la prospettiva è la stracciatella, il disfacimento dell'unità e tanti piccoli o medi movimenti che prendono il posto di quello che all'inizio aveva illuso e si era illuso di essere un movimento popolare, ripeto, di stampo per la prima Cioè il volta, rischio perché che c'era mai corrono è stato quello ambientalista. delle scissioni e poi ancora delle scissioni. Alessio? Ha citato prima Gianni Riotta il